Allora, quindi gli scenari definiscono i materiali e nei software più moderni, compreso Max, se lo usate non in modalità canonica ma in modalità nodi, slate, eccetera, questo è l'andamento in cui tutti i software stanno andando, a prescindere dal tipo di software. Lo stesso Max ha la possibilità di fare materiali in questo modo, cioè per network di nodi. E vi esorto anche a impararlo piuttosto velocemente, tralasciando l'editor tradizionale che anzi avrebbero già dovuto eliminare da un pezzo. Purtroppo Autodesk non lo fa per questioni di compatibilità, però le cose che vi lascia dentro non è detto che dovete utilizzarle. E questo è uno degli esempi. L'editor tradizionale dei materiali non vi fa fare un sacco di roba, tra cui avere materiali multipli, ma soprattutto questo atteggiamento mentale della rete di nodi è un atteggiamento altamente produttivo. Per cui tutti i software da Nuke a Maya, che già lo ha in maniera nativa, ma insomma Modo l'ha messo adesso nella versione 801, Cinema 4D, eccetera, eccetera, tutti vanno verso questa organizzazione dei nodi non solo nei materiali, anche nell'animazione o nel video. Il motivo è molto semplice, anche se per i non esperti sembra in realtà complicare la definizione dei materiali, in realtà è molto molto veloce definirli. Avere sotto mano tutte le ramificazioni. Pensate all'editor canonico di Max, ad esempio, dove andare a cliccare sulle finestre, sotto finestre, ma mentalmente già il giorno dopo vi siete scordati quanto è profondo un materiale rispetto a un altro. Qui i nodi sono sempre tutti visibili, se volete raggrupparli li potete anche raggruppare, ma soprattutto la cosa più importante è che vi fa il preview in tempo reale di quello che succede quando connettete i nodi. Quindi se io aggiungo un bump o aumento un gradiente di colore, vedo nei nodi successivi a cosa dà luogo, per cui mi rendo conto immediatamente di che cosa sto combinando. Di più, potete sganciare le frecce dove è possibile agganciarlo in altre sezioni per vedere cosa comporta. Per cui è molto più facile, diciamo, sperimentare materiali e soprattutto avere una mappa mentale dei cambiamenti che andate a portare. Per cui vi consiglio di attivarlo il prima possibile. La cosa migliore è di non utilizzare più il precedente, cioè di fare tutto solamente con lo slate. Vi accorgerete anche che con lo slate potete fare delle robe che il canonico non fa, quindi dei materiali non si possono definire senza. E la cosa interessante è che se cambiate motore di rendering, da Mentawray andate su V-Ray o quello che volete, tutti quanti hanno introdotto e si sono resi compatibili con questa struttura anche in Max. Ok? Quindi è proprio una forma mentis. Serve per gestire meglio la complessità. Siccome i materiali sono fatti da tanti strati, questo è un modo visuale per visionarli e anche per vedere immediatamente che tipo di effetto producono ancora prima di applicarlo sull'oggetto, cioè velocemente in bidimensioni. Inizialmente il vostro cervello farà resistenza perché è programmato come tutti i cervelli umani per andare contro le novità o la sicurezza delle cose che conoscete, ma se vi fate un po' forza, non rimpiangerete questo tipo di sforzo perché vi si libera un potenziale, un infinito che è più grande dell'infinito precedente, quindi proprio potenziali di materiali molto più estesi. Per cui, per quanto sia avanzato, voi sapete che esistono infiniti grandi e infiniti piccoli. L'infinito dei numeri pari, l'infinito dei numeri dispari sono infiniti più piccoli dell'infinito di tutti i numeri. E quindi questa è la stessa cosa, c'è un infinito ancora più grande delle possibilità che avete con il precedente attributo editor, un modo canonico di fare editor. E proprio non c'è rimasto più nessuno che fa materiali in quel modo perché è limitante in qualche modo, ok? Inoltre qui potete anche prendere dei pezzetti di ramificazioni, incollarli insieme, potete ramificare, si possono fare cose terribili. Tutto ciò mi serve per dire che la varietà di materiali possibili è pari alla vostra immaginazione. Quindi, ad esempio, i velluti, comportamenti subliminali, addirittura la buccia dei frutti, quindi che hanno il subscattering, la traslucenza, gli effetti cartoon, quindi solamente di rendering cosiddetto NPR, non fotorealistico. Per cui la cosa interessante è che tutti i motori di rendering, da Mentawray a V-Ray, vi consentono di fare resa cartoon scegliendo la profondità dello shading, quindi quanto il tratto deve essere espresso di nero, ma anche se volete un tratto variabile, come se fosse stato disegnato, così come anche i toni e i mezzi toni. A maggior ragione sulla resa cartoon dovete sapere illuminare.
E la cosa più interessante è che in una scena completamente fotorealistica potete rendere cartoon solo degli elementi, o addirittura solo dei materiali, o solo delle parti di materiali. Per cui si possono simulare una montagna di aspetti con relativamente poco sforzo e una resa NPR. Se lo combinate il tratto con i pass, è possibile fare della resa cartoon di una bellezza assoluta, imitare acquerelli, imitare in maniera perfetta il carboncino, e poi sono dei rendering, ok? Anzi, tra l'altro, spesso e volentieri, a parte complicazioni, anche più veloci del rendering fotorealistico. Ormai gli shader fanno di tutto, è possibile simulare addirittura l'aspetto dei raggi X. Questo è un altro shader, in realtà state vedendo roba di Max e questa è roba di Modo. Insomma, lo fanno un po' tutti, guardate come cambia lo stile, addirittura su un fondale tipo carta macchiata. Ok, e poi tessuti, comunque sia, la complessità è veramente notevole dei materiali, sullo shading. E ricordatevi sempre che per shader noi intendiamo il comportamento del materiale, quindi la lucentezza, la trasparenza, lo spessore, una serie di parametri. Ma anche spesso e volentieri il texturing, cioè un'immagine che viene sovrapposta per dare la trama, per dare. Quindi la fotografia e Photoshop rientrano un'altra volta. Chi ve le prepara queste texture, questi materiali? Di nuovo Photoshop, ok? O librerie infinite, ma è difficile che trovi esattamente quello che voglio. Per cui dovete anche saper calibrare, e questo sì, il 3D se lo deve saper fare, anche se non è nel team il suo, diciamo, compito principale, perché ci serve per modulare i materiali. Per cui, partendo da delle fotografie, possiamo mappare delle superfici e su questo poi aggiungere anche degli altri dettagli. Non entro in dettaglio perché questo andrebbe visto direttamente in lavorazione, cioè in esecuzione, scusate, shader, ma è un pochino più interessante questo sul texturing, per capire la profondità e la potenza di una cosa di questo genere. Guardate che tipo di dettaglio aggiunge il texture al modello, che è quello alla vostra sinistra estrema. E poi mano a mano cosa succede quando le mappe e i materiali vengono applicati. Questo è il discorso di ZBrush che dicevamo ieri. Io in realtà ho un modello di pochi poligoni, ma quando applico una mappa ritorno alla stessa complessità del modello dettagliato inizialmente. La mappa si chiama Normal, che dà questo tipo di dettaglio. Con l'opacity mi consente di aggiungere anche dei toni e di un ulteriore dettaglio. Poi ne abbiamo altri, l'occlusion più cavity, che proprio l'avete iniziato a conoscere, è una cosa legata alla luce, quindi dove arriva la luce. È chiaro che nelle pieghe o nelle parti più nascoste ne arriva di meno, e quindi ci danno dei contorni che aiutano notevolmente, indipendentemente dal punto di vista della luce, ad aggiungere profondità e dettaglio alla figura, e via via le altre mappe. In realtà, la maggior parte di queste mappe, togliendo la normal, sono semplicemente versioni in bianco e nero della mappa a colori. Non è esatto dire che basta prendere la color e portarla ovviamente in bianco e nero per fare le altre mappe, ma derivandola in questo modo è possibile, modulando la presenza dei bianchi, dei neri e dei grigi intermedi, dove cade la diffusione piuttosto di dove cade la lucentezza, cioè il coefficiente di spigolarità, rispetto a dove cadono altre componenti. Per cui, se ho degli occhi, la componente lucida sarà di un bianco come mappa per avere questo tipo di componente. Dove è meno lucido sarà nero per gradienti intermedi, lucentezza intermedia. Quindi la mappa, le mappe tutte insieme, queste cose che state vedendo non vanno confuse con i render pass. I render pass sono un'altra cosa che conseguono il rendering. Questa è una roba che attiene la modellazione e il texturing oltre che i materiali. A confondervi le idee e le acque è il fatto che pacchetti come ZBrush e Mudbox vi fanno sia la parte di modellazione che la parte di texturing. E soprattutto con una mappa vi fanno anche dei dettagli, perché soprattutto nei videogiochi mantengono con poche migliaia di poligoni una complessità di miliardi di poligoni grazie a un'immagine.
La mappa di Normal non è una mappa leggibile a occhi umani, è una mappa in falsi colori, non è una mappa editabile, quindi è una mappa che viene generata dai software partendo dal modello, ma non è qualcosa che posso cambiare con Photoshop come tutte le altre mappe. Mentre le altre mappe, i gradienti di grigio, i bianchi e i neri per fare un guanto più lucido o meno lucido o più opaco, lo posso liberamente cambiare con le funzioni di aerografo, di disegno, di Photoshop o di Painter o di GIMP, di qualunque software 2D. Ci siete? Tutto questo ovviamente mi aiuta a aggiungere complessità al modello. Vedete come quando ho cose senza vettori, cioè senza informazione che cambia in alcuni luoghi, l'oggetto è piatto e inanimato, morto in qualche modo, fisso, vacuo. Nel momento che le mappe aggiungono le varie componenti, voi avete addirittura la fronte più lucida rispetto ad altre parti del viso, perché questo tipo di mappe tengono anche conto dell'effetto di specularità. Che cos'è? È la lucentezza. E chi fa la lucentezza di un viso? Il sebo. Quindi sta mettendo il sudore sulle zone del viso che normalmente hanno ghiandole sudorifere più pronunciate o più produttive e quindi normalmente anche di base più lucide sul viso. Queste variazioni vuol dire che la mappa, ad esempio, di specularità o di SSS sta per subsurface scattering, cioè di traslucenza, varia a seconda delle zone del viso. Quindi dove avrò ciglia, sopracciglia o anche capelli, queste mappe agiranno poco o niente. Sulle labbra agiranno in modo differenziato. Per cui San Photoshop, come lo chiamiamo, rientra ancora, o anche ZBrush nella fase di painting, perché vado a cambiare dove voglio più lucentezza o dove ne voglio di meno. Vado a cambiare il comportamento locale di oggetti, soprattutto organici, ma vale anche per oggetti inorganici. Questo è lo sviluppo di un software che si chiama Mari per fare texturing e che è stato sviluppato in Avatar. Mi serve per dirvi anche che molti software come questo sono inizialmente in-house, cioè li sviluppano solo per delle produzioni e se li tengono ben stretti. Da un certo punto in poi, a volte sì, a volte no, alcune cose se le tengono interne, altre invece diventano commerciali, praticamente li rendono aperti al pubblico e quindi utilizziamo la maggior parte dei software che utilizzano le grandissime case di produzione. Questo è uno, è stato messo a punto per fare le texture delle creature di Avatar e poi è diventato commerciale. È la texture di un umano. Si prende in questo modo, questa cosa si chiama UV o meglio UV in unwrapped, somiglia a quell'effetto dei cartoni animati in cui un rullo passa sopra una persona e la spiattella. Ovviamente lo potete fare anche col vostro viso, si può ricostruire anche senza laser scanner con una foto laterale e una frontale con Photoshop e questa è comica perché voi la vedete spiattellata. Nel momento che la avvolgete, ve lo faccio vedere su ZBrush, anche di una vostra foto se volete, anche su un modello 3D anonimo, ridiventa perfettamente equilibrato. Quindi fa ridere perché ci troviamo tutti insieme, ma questa cosa dell'apertura, sembra proprio l'apertura di un pallone, somiglia alle proiezioni di marcatore che vedete negli Atlanti quando si vede il globo terracqueo aperto con degli spicchi. Però è aperto in un certo modo, nel senso che ci sono deformazioni che riassumono l'area e l'aspetto finale solo quando lo chiudete in qualche modo. Quindi qui ci sono delle aree che sono strecciate, si dicono in gergo, cioè deformate, alcune esageratamente piccole come le orecchie e alcune molto grandi come le labbra, perché tengono conto della proiezione di curvatura del modello. Nel momento che verranno proiettato punto punto, riassumeranno l'aspetto originale. Però in questo modo non ci saranno deformazioni sulla texture. Quindi è una modalità. Tra l'altro ZBrush si utilizza anche solo per fare questa cosa qui, quindi se non volete modellare serve anche solo per aprire le texture di una testa piuttosto che di un oggetto, perché è molto più agevole e veloce farlo rispetto a pacchetti come Photoshop, direttamente sul modello 3D. Quindi portiamo questa foto su un modello 3D di un viso e vedrete che tipo trasferibili. Giriamo il modello, trasferiamo un po' dell'orecchio, giriamo un altro po' del modello, trasferiamo la parte antistante e in un attimo ci ritroviamo tutta il viso terminato e potete anche ibridizzare. Quindi si possono prendere
il naso di un attore piuttosto che l'occhio di un altro e fare creature completamente diverse. Così come si può fare, ed è un esercizio che si fa fare anche agli studenti, il proprio avatar. Cioè, abbiamo detto che il 110 lode o la tesi finale, la completezza del modellatore animatore 3D si ha quando si fa modellazione organica e soprattutto umana, sia in animazione sia in modellazione texturing, e un esercizio è fare il proprio autoritratto. Questa cosa è utile perché tra l'altro si utilizzano gli specchi mentre lo si fa, che è un accorgimento che anche in produzione utilizzano gli animatori o i modellatori, cioè ci si guarda in qualche maniera continuamente ed è una bella palestra. Allora, questa cosa vale anche per i tessuti e vedremo che cosa significa a breve. Qui vedete che in realtà i materiali cosiddetti procedurali, cioè matematici, guardate l'anello del tronco d'albero, vengono effettuati dal software senza immagini fotografiche. Quindi in realtà lo shader è fatto, o può essere fatto, sia da immagini fotografiche, sia da materiali matematici, gli anelli che vengono ricostruiti in questo modo. Il bello è che c'è un effetto tipico del variegato di Amarena. Come gusto gelato, quando prendete una palette di gelato si vede il volume all'interno. Bene, anche se i nostri modelli 3D vengono visti solamente in superficie, spesso e volentieri c'è la possibilità di averli volumetricamente. Quindi se voi li tagliate, vedete gli anelli che cambiano secondo la direzione del modello. Questo ci servirà per i modelli avanzati di rendering che considerano i modelli pieni e non solo come involucro. E quindi è possibile fare delle simulazioni fisiche ancora più avanzate. Immaginate di combinare le fotografie quindi le texture fotografiche, ad esempio di questa corteccia, con questi andamenti degli anelli e potete già capire come questi infiniti di materiali possono ancora cambiare. Un rendering completamente 3D e senza scansione 3D, quindi modellato e anche texturizzato, e tutto questo applicato invece a un oggetto inanimato. Per cui in realtà, per quanto paradossale vi possa sembrare, è molto più facile fare texturing sull'organico perché i motori di rendering, compreso Mentarray, Vray ed altro, ci danno già i canali per lo strato epidermico, sottodermico, dove noi mettiamo le mappe. Quindi ci danno degli shader, dei materiali predisposti per certi componenti, così come ci sono degli shader per il metallizzato delle automobili. Mentre in questo caso, dove dovete disegnare come cade la ruggine, e quindi ci rifacciamo anche al discorso di concettuale che abbiamo visto ieri, voi potete prendere la ruggine di un secchio o di una vasca, di un oggetto che non c'entra niente con quello che è il modello finale, e lo utilizzate come timbro 3D per andare ad applicare della ruggine tutto intorno. Stando attenti alla scala, i riferimenti possono essere diversi rispetto all'oggetto finale, però guardate che profondità, tra l'altro nella sporcizia, nella variabilità, cioè la moltiplicazione dei vettori diventa ancora più consistente e si somma al vettore del dettaglio di modellazione, al vettore di illuminazione, al vettore di rendering e qui abbiamo il vettore di texturing. E quindi cominciate anche a capire perché fatto bene è un lavoro di team. Perché non posso da solo fare con dettaglio e velocemente questo, o per meglio dire, anche se lo imparo, sarò molto più efficiente se mi concentro su quella componente. E anche perché potete sfruttare le vostre attitudini e quindi specializzarvi più sulla texture in Photoshop o in altro software rispetto al modello. Quindi il generalist sa un po' di tutto e poi trova la sua via. In questo caso è la proiezione all'interno di maglia di un mattonato. Quindi ci sono anche dei ghimzo cosiddetti, cioè degli oggetti fittizi che vi consentono di orientare la parte fotografica, cioè dove volete proiettare questo oggetto e vi aiutano quindi a fare texture complesse come nelle creature. Guardate la versione aperta, unwrapped, peraltro qui vi rendete anche conto che è molto comodo disegnarne solo una metà e il software ci fornisce l'altra metà, anche se poi rompiamo la simmetria e facciamo metà del lavoro di massima e quindi è comodo. Poi faremo sì che le macchie di una parte non siano esattamente uguali dall'altro lato, ma inizialmente è comodissimo e veloce dare delle livree di questo tipo in fase di texturing. È totalmente 3D, non c'è niente di fotografico se non le texture, che tra l'altro sono un interno russo, brežneviano addirittura, quindi di qualche decennio addietro,
e che è un ricordo di un grafico 3D a cui è particolarmente caro, relativamente, dove dice che nella cucina che avevano in comune con altre tre famiglie c'era un aspetto leggermente trasandato e disordinato. Bene, questo si è modellato le texture, ma soprattutto guardate un cassetto più basso rispetto all'altro. Non è esattamente il suo ricordo, ma il fatto di mettere tutto disordinato, sporco, comunque sia i tubi, fili, addirittura cose stese, eccetera, eccetera, lo rendono di un realismo spaventoso, nonostante non abbiamo mai visto o non abbiamo ricordi di cose di questo genere. Quindi è totalmente 3D, ma il caos, il mestiere di saper fare l'invecchiamento delle texture del modello 3D ci vende un'immagine come assolutamente reale o comunque sia plausibile. Potrebbe essere spacciata come immagine d'epoca in qualche modo. Ancora le possibilità che i materiali ci consentono, ad esempio, di giocare su dei treni, delle texture, ma poi di renderli anche trasparenti. Quindi anche qui suddividiamo la complessità in sottoparti e possiamo arrivare a modellare, avere texture. Questo è di un videogame intero corpo. Per velocità dei motori di calcolo dei videogiochi si preferisce mettere tutto quanto su un'unica tavola e poi applicare il tutto all'oggetto 3D. Pensare al motore di rendering del videogame, questa è una normal map. Questi falsi colori che vedete diranno al pacchetto dove tirare i punti per dare maggiore dettaglio al modello 3D. E in questo caso è stato messo una mappa di alfa, serve per fare dei ritagli soprattutto, una mappa di specularità, le riflessioni, i dettagli, le normal map. Non vi fate ingannare da questo nome. In realtà diffuso non è la diffusione della luce, o lo è anche, è il color. È come Max che ha messo questa modo, chiama il colore e poi per trasporto anche alcuni software, ma in realtà è una mappa di colore, di tinta. E quindi qui vedete anche come cambia la complessità su un oggetto poligonale che è riconoscibile, cosa fa una texture, cosa fa un rendering, di nuovo quella precedente, il tipo di dettaglio che viene aggiunto tra l'oggetto in nude look e successivamente con i materiali. Insomma, sui materiali si può fare e si può vedere una montagna di cose ed è anche divertente perché in realtà replichiamo, osserviamo nella realtà. Ora, il passaggetto successivo invece è di complessità maggiore e tutta questa roba la dobbiamo animare, cioè dargli la vita. Qui abbiamo un sacco di automatismi e abbiamo il non plus ultra degli automatismi. Possiamo fare tutto a mano, ma abbiamo anche la possibilità di automatizzare. Questa è una cosa che abbiamo fatto in redazione sperimentalmente e tra l'altro, no, non è questa. No, sì, è questa qui, ok. Cioè, tenete conto che questo filmato acquisito dal telefono non è il nostro, quindi l'abbiamo preso così come l'abbiamo trovato, ma questa roba applicata è la nostra. Quindi la possibilità di poter mettere su un oggetto o su delle cose ci consente di aggiungere, di simulare. Defeat is one of the stepping stones to victory. Questo si chiama Facework 3.0. Sapete che per fare qualche secondo di questa animazione richiede un sacco di pose da parte degli animatori? Mentre con un filmatino, pagando solamente quello che voi date come analisi di movimento alla casa, la plugin è gratuita, Defeat potete applicare is one of the qualunque sia il stepping modello stones finale. Per cui vi riprendete o riprendete un attore e poi lo applicate velocemente per dare questo tipo di espressività. Dicevamo che l'espressività umana è quella più complessa, adesso ve l'ho fatta facile, cioè quando siete avanzati, ma in realtà dovete capire come funziona questo meccanismo. Allora, questo è un reel di chi si occupa solamente di animazione e tra l'altro è anche un bel esempio paradigmatico, me l'avete chiesto ieri, di come si fa un reel. Da qua forse? Ok. Non solo si presentano solamente le cose essenziali, ma se volete portarvi sul componenti di animazione si chiama chi mette i controlli di animazione rigger. Questa parola qui significa sacco di roba, ma fondamentalmente sono i fili che si tirano in una marionetta. E soprattutto, e qui dovete fare un passaggio mentale fondamentale, chi fa questi controlli solitamente non anima. La figura dell'animatore è abbastanza separata da chi fa
l'inserimento dei controlli. Anche perché la figura dell'animatore, che è tra le più complesse e anche le più pagate, tra le più pagate, è una figura attoriale, cioè si può fare anche a meno, ma un bravo animatore, soprattutto delle espressioni facciali o del corpo, è un attore. Quindi ha bisogno di fare teatro, ha bisogno non solo di osservare, deve diventare un attore, deve riprendersi e deve riprendere delle persone e deve studiare moltissimo, diciamo, per incamerare come si fa un atteggiamento o un personaggio. Il motion capture è una scorciatoia, come anche quella del viso che avete visto prima, soprattutto perché tanto vi dà, ma tanto vi toglie. Vi dà il controllo realistico, ma non potete aggiungere dettagli o cose avanzate, perché in qualche maniera blocca, vi dà istante per istante l'acquisizione. E devo dire che per certi versi è anche una sorta di negazione l'animazione. E comunque l'animatore deve sapere prima anche animare tradizionalmente senza artifici e poi eventualmente controllare con artifici. Non potete mai pensare che la scorciatoia sostituisce la tecnica o il metodo. Quando anche ci fosse, verrà dopo. Altrimenti minimi controlli e aggiustamenti non siete in grado di farlo. Quindi anche qui non ci sono le scorciatoie, ci sono aumenti di produttività dopo che avete capito cosa viene prima. Allora, la cosa interessante è che intanto si parte da un modello compliant, cioè dettagliato, e questa cosa che vedete che gira, turnaround, è un controllo di integrità. Si vede se tutto va bene. Vi hanno saltato ovviamente tutte le fasi di nude look, ecc. Ma comunque sia, ci sono le animazioni e le regole per illuminare sequenze cambiano, variano molto rispetto alla statica e rispetto a tutta una serie di artifici che bisogna avere in visualizzazione. Però questo vi fa capire la profondità di una cosa di questo tipo e adesso che abbiamo finito i preamboli, cominciamo con i campi di applicazione e come tutto questo, se non avete domande pesanti, si applicano in architettura, medicina, gioielli. La sincronizzazione audio quando avviene? Immediatamente. C'è delle fasi, avete visto? In questo caso c'era prima la traccia audio e sulla traccia audio è stata fatta l'animazione. La sequenza è stata già decisa nella durata e anche se c'è il doppiaggio o anche un finto doppiaggio che mi dà solamente i tempi, se non ancora l'attore, e anche la musica, come in questo caso, sia di fondo sia, se è importante, per dare il ritmo, perché altrimenti non posso cogliere i sincronismi e qui sono fondamentali. In realtà dentro Max e Maya vi importate la traccia sonora sul fondale, quindi il pacchetto lo importa sotto la timeline e quando voi muovete si può fare, si può aggiungere questa cosa. Non lo prevedono, ho detto Max e Maya, ma in realtà lo prevedono tutti i software 3D, perché non lo posso aggiungere in post produzione, cioè verrebbe male e soprattutto è problematica. Anzi, vi dirò di più: per Max e Maya c'è una plugin che vi fa il suono parallattico, per cui non è solamente l'aggiunta della traccia sonora e voi muovete le cose, ma nella scena 3D mettete le due sorgenti nello spazio 3D e quando voi vi muovete dalla camera si tiene conto da dove arrivano nella sorgente questi effetti sonori. Nei film 3D, parlo 3D occhialini, questa cosa è presente in stereo, non come traccia sonora solamente registrata di fondo, ma messa come sorgente di emissione da dove arriva. Quindi tiene conto dell'effetto di parallasse del sonoro, cioè che se si sposta la telecamera di inquadratura, le due orecchie comunque hanno uno sfasamento del sonoro e quindi percepiscono il suono in maniera diversa. Inoltre serve per dare profondità alla scena, per cui noi ci concentriamo tantissimo sulla componente visiva, ma vi assicuro che il 50% della riuscita è assolutamente degli effetti sonori e del doppiaggio. Per cui in produzione queste cose vengono prima. Se non c'è esattamente il tango finale, devo avere la traccia che intendo utilizzare, la cosa più vicina possibile. E quando si fa lo scrubbing, è il termine con cui si trascina la timeline sotto per accelerare i fotogrammi, c'è anche uno scrubbing del sonoro. E se ho del parlato ancora di più, devo sincronizzare il labiale con del parlato. Ma pensate anche ai problemi di doppiaggio, perché il parlato dei personaggi 3D segue il doppiaggio della lingua originale
e quelle sillabe non corrispondono sempre alla lingua finale, per cui c'è una sorta di, e Disney lo fa benissimo, di sovrarecitazione, dove stanno attentissimi ai tempi e anche all'apertura del labiale, per cui spesso e volentieri spendono un sacco di soldi in questo. Sinceramente vi dico che Rio 1, che è un film bellissimo, è toppato dal punto di vista del doppiaggio, ed è un peccato perché è uno dei film più belli di animazione. Rio 2, adesso nelle sale hanno imparato la lezione, e se scelgono bene queste componenti, e quindi mettendo anche degli attori che hanno affinità, se sono gemelli o comunque affini i personaggi 3D, anche gli attori vengono scelti in questo modo, facendo delle prove, Disney è ferrea in questo. L'amalgama viene meglio, per cui il sonoro 3D sbagliate enormemente se pensate che il sonoro è qualcosa che aggiungo alla fine quando ho finito l'animazione, niente di più sbagliato. Il sonoro, anche solo il mood, viene scelto prima di cominciare l'animazione, sta sullo storyboard, ci sono già i dialoghi sul 3D, ma anche le colonne sonore e gli effetti sono precedenti, o comunque ci sono tracce delle cose più vicine possibili. Spesso e volentieri ci sono delle produzioni che normalmente sentono le colonne sonore durante tutti gli anni di produzione per caricare la produzione di quei suoni o di quegli effetti. In realtà è difficilissimo fare tutto questo in post-produzione video, ci sono già grandissimi problemi e al limite qualche traccia posso metterla sottostante, ma la sincronizzazione diventa particolarmente complessa. L'eccellenza si ha quando, penso a Vangelis in questo, viene chiamato a fare delle colonne sonore per dei film e lui vede il film prima di fare la colonna sonora. Per cui ci sono dei film bellissimi dal punto di vista delle colonne sonore, un po' meno addirittura sulla componente video. E a volte la colonna sonora sopperisce a questo tipo di cose. Quindi ci sono, noi li chiamiamo tappeti musicali, molto particolari, che aiutano a dare profondità epica, che danno tutta una serie di comunicazione. In questo caso, quando fatto bene, moltiplica la grafica per n, non è 50 e 50, ma è 50 elevato al, quindi è una cosa. Però non potete solamente pensarlo come una cosa separata. Questo è un errore che si fa anche nei corsi. Quindi, quando noi inseriamo un effetto sonoro, tipo cade qualcuno, il tonfo che fa a terra, lo dobbiamo questo, fare prima di arrivare. Ma questo, in quanto effetto sonoro, è non predittivo e non così legato. Il tonfo è il tonfo, quindi ci posso arrivare, no? Come cosa posso anche registrarlo dopo o usarlo intanto uno che è simile per sincronizzare e poi cambiarlo, perché è un effetto secondario, ma la colonna sonora che sta dietro, il parlato, piuttosto che cose più impegnative, è bene che siano presenti in precedenza. Temo che le cose che chiamiamo Bibbia, e nello schema lì ci sono, all'inizio quello che chiamiamo pre-produzione comprendono il sonoro. Il sonoro è una cosa che si sviluppa e che diventa complesso quando c'è un compositore che vuole vedere delle immagini, però ha già in mente dei temi e li vuole sviluppare e quindi ne devo tener conto. Questa cosa è fondamentale perché diventa difficile sincronizzare, ma diventa anche difficile interpretare, per cui è bene che siano presenti fin dall'inizio, soprattutto almeno il motivo musicale principale, i motivi principali. L'effetto, insomma, la zampa che cade nell'acqua è... quando l'animatore prova anche in 3D, lo fa con la bocca l'effetto, cioè lo aggiunge lui. Ah, ok, splash, lo mette mentre segue la cosa, oppure mentre viene eseguito, lo aggiunge, diciamo, mentre lo guarda. Non ha importanza, sa che ci sarà. Però lì, in fase di composizione e regolazione del tutto, ci devono stare i temi, ci devono stare il montaggio, sui dialoghi diventa particolarmente complesso. Devono essere precedenti. Solitamente si doppia due o tre volte, spesso prima di iniziare, durante e alla fine. Di nuovo, per cui immaginate anche l'attore che doppia con uno storyboard davanti, dove c'è disegnare un pappagallo, ha voglia di dargli caratteristiche del pappagallo. Quando rivede lo stesso pappagallo di Rio, che c'ha il becco fatto in un certo modo, che si atteggia in un certo modo, comincia a dargli anche uno spirito e delle modalità. Sì, queste cose è una domanda giusta, perché in realtà in grafica medio avanzata e anche comunque per gli spot televisivi, queste robe viaggiano assolutamente di pari passo, per cui l'agenzia, quando dà anche la commessa, dà anche il sonoro. È una cosa che aggiunge valore all'opera. Niente di più sbagliato che decidere la colonna sonora alla fine o pensato come una cosa di integrazione, perché è sempre raffazzonata, non segue delle cose, deve essere precedente e deve essere pensata, anche qui progettata. Allora,
campi di applicazione, se avete altre domande che vi brudono, non potete trattenere, fateli subito, perché la cosa adesso si complica ulteriormente, perché tutta questa robetta la dobbiamo applicare all'arte, ad esempio, o all'architettura virtuale, o all'archeologia, o alla medicina, o al paesaggio e vegetazione. Cominciare proprio dal paesaggio e vegetazione, e lunedì e martedì ve lo faccio vedere dentro View, quindi questo software che vedete le cose è un altro, non so, non li faremo tutti, ma comunque ve li apro e dentro mettiamo alberi, modelliamo cose, cioè tengo, una volta che avete la mappa mentale, che vediate almeno il minimo di capire cosa vuol dire con ZBrush fare delle cose veloci o con View o con altri software, quindi faremo degli elaborati, ci divertiremo direttamente su dei software. Tra l'altro questi qui di Ancellari sono anche alcune delle materie che insegno all'interno dei corsi che coordino, e principalmente, a parte il dipartimento di illuminazione e rendering, anche questo di vegetazione, una specializzazione, e di fluidodinamica, quindi real flow. Sul dressing, sui capelli un po' meno, ma comunque sia, posso farvi vedere robe, ma non sono cose che prediligo rispetto a questo tipo di robe. Di per se stesso queste sono altrettante professioni, quindi c'è lo specialista di paesaggi 3D, cioè ambientazioni, e quello che state per vedere è piuttosto sconvolgente, perché tutta questa roba qui adesso entra nella fisica del software comportamentale. Allora, potete alzare un po' l'audio, non parlo, così non abbiamo distrazioni. 2010. Se ce n'è anche un secondo e poi passiamo a vedere. Ok, vabbè, ci può bastare, ma diciamo anche questo. Allora, state vedendo roba renderizzata da computer senza foto, quindi la replica della realtà, compresa la vegetazione, anche come fondale di quei film che avete visto, totalmente computerizzata.
Per cui miliardi di poligoni gestiti da una macchina come questa, o comunque una workstation, da un software che si chiama Vue. Questo è il modulo di gestione delle piante, quindi anche per nodi di solito, per potarvi o modellare le singole piante, reali o meno. Quindi per arrivare a un dettaglio della definizione del tronco rispetto ai rami di questa complessità. Di nuovo i nodi. Corteccia degli alberi. Potatura. Movimento delle foglie col vento, foglie che girano per filotassi verso il sole. Non è proprio di massima qualità, ma comunque. Cambiamenti stagionali sulla vegetazione. Crescita, fiori, frutti. Importazione dentro 3D Studio Max o altri software di tipo 3D generalist. Le singole foglie, miliardi di foglie si muovono con la brezza o col vento, ma neanche si competono, quindi si toccano senza che il modello entra all'interno, quindi le foglie tra di loro danno l'aspetto poco realistico di compensazione della mesh. Alberi, situazioni di varia complessità, questo modulo si chiama Plant Factory ed è un modulo di Vue. Queste cose che vedete in statica sono completamente in 3D e vi danno, tra l'altro neanche recentissime, quindi vedremo altri modelli di illuminazione ancora più realistici, la neve ad esempio, direttamente su progetti complessi, ad esempio architettonici per fare posizionamento di siepi, oppure grosse estensioni di territorio, avete visto le Bermuda, per cui è possibile scolpire come con ZBrush direttamente il terreno, o anche avere dei terreni infiniti che vengono prodotti sempre davanti alla telecamera, direttamente dalla macchina sulla ripresa. Oppure importare anche oggetti 3D all'interno. Guardate che bella l'idea di posizionare il 3D su il progetto, ad esempio. O le nuvole volumetriche per attraversarle. In realtà Vue è un environment generator. Genera paesaggi, nuvole, terreni, vegetazione. La domanda potrebbe essere, non posso fare tutto questo all'interno di Maya, di Max o di software 3D? E la risposta è come con Vue, volendo. Ma mai con la stessa qualità, velocità, versatilità e realismo. Perché ho bisogno di robe generali che devo piegare per farle assomigliare a robe naturali. In realtà questo software non modella cose oltre il terreno o le nuvole. Per cui la cosa interessante è che quello che fa lo posso integrare con Max o con Maya. O modello la mia casa, le mie costruzioni, un aereo con Max e lo porto, o Maya, e lo porto dentro Vue, oppure utilizzo Max e queste ambientazioni le faccio direttamente come plugin in tempo reale, almeno in previsualizzazione e poi in rendering, direttamente dentro Max. Quindi è un altro dei software ancellari di contorno, di comportamento fisico, perché sono basati sulla luce e il comportamento fisico-matematico, dove voi mettete il vento e le nuvole si spostano come se fossero reali, quindi date solamente i keyframe iniziali e finali e il volume e il pacchetto vi fa il resto, dove addirittura arriva a calcolare la nebbia che si alza sui monti al mattino, quindi che si scontra e che poi si rialza, la neve, la pioggia, dove è possibile integrarlo anche con modelli 3D che producete con 3D Studio Max, con altri software. Non modella aerei, non modella tutto ciò che non è vegetazione, terreno e cieli, ma modella atmosfere, vi fa fare il rendering alle 4 del pomeriggio latitudine Bermuda, vi fa portare dentro i file cosiddetti satellitari, cioè GIS,
Quindi vi portate dentro, altro che linea blu, tutta l'Italia con dettaglio a 150 metri, andando al CNR o alle organizzazioni militari che detengono questi file chiamati DEM, sono tutti liberi e aperti, con un dettaglio fino a 150 metri, a parte obiettivi sensibili, quindi aeroporti e basi militari, vi danno direttamente i dischetti, non so, di tutta la Sicilia, e vi importate le quote della Sicilia per avere, o una provincia, Siracusa, per avere direttamente all'interno dei modelli 3D l'oggetto. Oppure con Photoshop vi disegnate, vi riempite per toni di grigio degli areali di quota. Quindi il software importa il bitmap di Photoshop e dà una quota di altezza, un po' quello che fanno gli Atlanti visivamente, sui mari o sui monti per darvi delle estrusioni o degli sprofondamenti per ricreare, come avete visto sull'isoletta lì iniziale, direttamente la geometria. Di più, dopo che l'avete creata in questo modo, ve la scolpite anche. Quindi se volete aggiungere delle gallerie o delle cose, ma questo anche lo vedremo lunedì e martedì direttamente in real time. Ho aggiunto un sacco di roba perché in realtà lo vedremo subito, mentre lo faccio lo vedete, non è che devo aspettare o devo indirizzare chissà cosa, sì, qualche secondo, un minuto per rendere il finale, ma i miliardi di alberi li poso in tempo reale, gli alberi li sistemo per painting, voglio dei pini tutti intorno a un laghetto, voglio, ed è un modo. Potete scegliere l'albero e potete farvi gli alberi che volete. L'hanno usato nella vegetazione di Avatar, ma anche in quella di Benjamin Button, piuttosto che Australia, piuttosto che Indiana Jones. Tutti quei terreni che vedete, Pirati dei Caraibi, tutta l'isola, i contorni, d'altro, è totalmente 3D ed è totalmente view, comunque. Cioè sono paesaggi di fiaba che sono stati prodotti con questo software. Il software è francese ed è alte e anche più basse. Ce ne sono anche qui due o tre, ma al momento questo è quello più utilizzato, anche a livello cartooning. Se avete visto, vedrete Dragon Trainer, sia l'uno che il due che sta per uscire, tutte le ambientazioni, le nuvole o altre sono fatte con Vue. Quindi anche qui potete regolare il livello di fotorealismo rispetto al cartooning. Il software fa gestire grandissime ambientazioni con pochissimi click e soprattutto, e qui sta il bello, non solo potete fare il painting della vegetazione, quindi disegnare dove volete i pini o disegnare la spiaggia come materiale, ma popolare per ecosistemi. Quindi dire che da 0 a 100 metri volete solamente pini, da 100 metri a 300 solamente erbetta. Ovviamente questa cosa la combineremo, quindi metteremo erbetta più sassi più persone. Tanto per lui gli ecosistemi sono anche le persone e le automobili. La cosa interessante è che le linee di confine tra un livello o l'altro dell'ecosistema, immaginate di una montagna, lo fa secondo una fuzzy logic, cioè casuale, cioè non linee dritte ma morbide, e decidete anche quanto la vegetazione da uno strato all'altro passa, come si fa in montagna quando si cambia la quota, per arrivare nella roccia. E sono automatismi. Quindi a questo 3D ci arrivate dopo che sapete il 3D di Max o di Maya, cioè quello centrale, il passaggio è ultra veloce, non c'è bisogno di rifare interfacce, sono tutte molto simili e soprattutto c'è la possibilità di riportarsi tutta l'interfaccia dentro Max e Maya, per cui è integrabile nei due sensi. Noi preferiamo uno o l'altro a seconda della quantità di cose. Se è prevalente la parte che fa Max, la costruzione, o che fa Maya, lavoriamo principalmente dentro il pacchetto Generalist. Se è prevalente l'ambientazione, lavoriamo dentro Vue. Ma potete fare il passaggio dall'uno all'altro e Max e Maya vi aprono anche le scene che ha fatto Vue, che sono punto .vob si chiamano. Ma questo ce lo vedremo. Le famigerate scie chimiche, saprete che sono una balla colossale che gira in rete, per cui addirittura si fabbricano delle finte prove di aerei che buttano queste scie per inquinare, e che invece è stato dimostrato sono normali condensazioni di vaporacqua, niente di grave, ma c'è una faida un po' come vegetariani contro carnivori anche sulle scie chimiche. I pacchetti 3D che creano queste robe, lo devo dire che è totalmente 3D, no, è lo strato delle nuvole, quindi le generiamo volumetricamente mettendo uno strato di cirro come si chiamano, con scie chimiche eccetera eccetera, e come con Photoshop potremo nascondere, aumentare lo strato, decidere a che chilometraggio, e ci divertiremo partendo anche dall'atmosfera, quindi dal pianeta scendendo giù, quindi vi consente anche di fare territori diciamo circolari su pianeti inventati, mettere arcobaleni, non so,
aurore boreali, stelle, fondi stellati, pianeti su fondali. Il controllo è in singola pianta, quindi sta solo alla vostra pazienza quanto profondamente possiamo arrivare a definire questo tipo di cose. Questa è una plugin per Max, che invece serve per generare rampicanti. Non so se l'avete incontrato o conoscete, perfetto, Ivy Generator, quindi il semino e in tempo reale vedete questo tipo di cose. È l'unica cosa che Vue non fa, quindi l'ho messa qui perché non vi fa crescere, diciamo, i rampicanti in questo modo, e quindi è un'ottima plugin, per lo più gratuita. È una foto e Vue totalmente 3D. No, no, questa è perfetta di per sé, anche che gli vuoi aggiungere di più. Ogni tanto la ricompilano per le ultime versioni di Max o quant'altro, però c'ha di bello che poi potete cambiare la forma della foglia, la texture. È una cosa interessante per chi non la conosce, insomma, mettete il semino, cresce, poi quando lasciate mette le foglie e poi potete cambiare anche le texture delle foglie o d'altro, quindi per riempire gli oggetti è un automatismo tra i più belli. Beh, immaginate che Vue è una sorta di Ivy Generator con il controllo visuale di quello che combinate, per cui vi do una scala di quello che è possibile fare, ma ci divertiremo direttamente sul programma perché è interessantissimo da vedere in azione. Ok, voglio farvi anche vedere gli automatismi in architettura. Questo tra l'altro sono anche lavori nostri per interni, e come produciamo adesso le piante per gli architetti? Mandando un piano che taglia, non sono lavoroni, sono lavoretti, comunque sia, spesso neanche per gli architetti, spesso per il cliente che deve ristrutturare casa o per l'architetto che deve aggiungere delle robe. Se poi me lo chiederete vi dico anche i costi delle tavole e i tempi per fare questo tipo di cose. Però ovviamente il cliente capisce molto meglio il passaggio dalla cucina al soggiorno in questo modo, ed è piuttosto veloce e agevole farlo, tenendo anche conto, guardate il sole che vi arriva da questa posizione, e del fatto che abbiamo tolto e scoperchiato questa povera casa senza che necessariamente la luce generale vi entri all'interno, dando dei volumi. Ormai non vi dico più niente sui gradienti, ci sono, e sui vettori, ci sono da destra verso sinistra e ci sono anche all'interno delle stanze, per cui anche sui lavoretti piccoli, sulle cose veloci che comunque costituiscono anche delle altre componenti. Peraltro questo progetto l'abbiamo preso, lo facciamo vedere da zero dentro il volume su V-Ray, che è per tutte le piattaforme, da Max ad altro. Ok, vabbè, sono dei lavoretti veloci per far capire al cliente, sono dei rendering, sono ristrutturazioni del centro di Roma, di russi peraltro, quindi che chiedono queste cose, e poi piante, aggiornamenti. Pensavo voi, da fuori arrivano voci. Che gli diamo all'architetto? All'architetto gli diamo delle cose che avete intravisto, o al cliente, quindi la possibilità di fare un file QuickTime VR che viene prodotto, mandato in email, perché non abbiamo tempo di fare compositing o editing video, perché non è necessario, e poi ovviamente il cliente, se lo osserva per conto suo e lo fa vedere tutto felice alla famiglia, muovendo ovviamente il cursore, e anche una copertina, esatto, e tra l'altro è da Max, sì, è di un progetto di 3D Studio Max ripreso da un lettore, esattamente, che però possiamo applicare con o senza acqua, quindi tagliando l'acqua. Ve l'ho fatto vedere anche sul Flavigno, non c'è bisogno che ve lo riapro, ci stavate un po' meno tutti, ve lo faccio rivedere velocemente, non vi ricordate, ma comunque sia, direttamente dalla scena il cliente si apre, il Flavigno è un progetto di Nervi, quindi col cemento a faccia vista, quindi immaginate, gli architetti sono molto molto contenti quando vedono un 3D di questo genere, il cliente ancora di più. Un progetto di proposizione per la gestione, vedete che potete totalmente spaziare anche sul soffitto, c'è del vetro cemento, vedete anche il tipo di lampade, accendere e spegnere, eccetera, eccetera, comunque accendere e spegnere non qui, sul progetto iniziale originale all'interno del software sì, e anche da Max come partenza, quindi Max è uno dei tanti software di interfacciamento. Se però avete bisogno di complessità maggiori,
beh, ci si può fare male, male, male. E quindi estensioni, già il nome vi deve mettere in agitazione. Questo lo faremo con l'Union, quindi non è View, rispetto a View, sta roba la fa in tempo reale anche sul calcolo, non solo in preview, e quindi è una sorta di motore di videogame utilizzato per l'architettura per avere un controllo ancora più esteso e più veloce. Quanti miliardi di poligoni e di alberi sono presenti all'interno? È un pochino più rudimentale di View, però è anche un po' meno fotorealistico, però lo preferiamo, perché mentre per fare questo qui in calcolo con View impieghiamo anche un mese, con 24 fotogrammi al secondo, con Lumion impieghiamo una notte. Una notte! Anche risoluzione 4000x4000 di uscita, con anche animazioni all'interno, estremamente efficiente in calcolo perché utilizza la scheda video, al momento una sola, non vi legge eventuali schede multiple, però tra l'altro è uno dei software più divertenti, perché sistemare gli alberi e giocare con questo software è veramente un videogioco, cioè il 3D non pesa per niente e tutto quello che fate, inserite un fuoco, subito vedete il fumo, mettete un nucleo di farfalle, sono animate, pale eoliche, e poi liberamente vi spostate a destra e sinistra, aumentate la copertura luminosa, scavate terreni, aggiungete montagne, e tutto lo fa con questa qualità, quindi mentre con View lavoro in preview e poi dopo devo aspettare il render, in questo caso un po' meno fotorealistico, un po' più rigido, però per i macro volumi ottimale per fare questo tipo di cose. Lo accelero un po', se no facciamo notte. Tanto avete capito la complessità dell'oggetto o della... No, ma l'altro aspetto è anche che i modelli del terreno, insomma, sono ancora non proprio all'altezza di View, anche se importi e anche per qualche idiosincrasia non è versatile al massimo come lo è, però importa modelli dall'esterno, serve per certi progetti. Aggiunto che puoi salvare le viste nelle prime versioni, trascordavi come la vista. No, sta crescendo ovviamente, e adesso vi faccio vedere la differenza. Allora, qui ci facciamo veramente male per bellezza e per contenuti, quindi alziamo un po' l'asticella, come dicono gli inglesi. Intanto vi faccio vedere anche qualcosa che fanno gli studenti di architettura virtuale, che facevano, va, diciamo qualche anno addietro, quindi qualcosa di questo non è proprio recentissimo. Questo è vicino alla scuola, quindi è un complesso che si chiama Villa d'Orlonia di Roma, uno dei parchi, quindi diciamo di allenamento, però vi faccio capire come ogni studente fa delle cose personali. Questo studente di Udine ha fatto questo progetto di scarpa e si è pagato tutto il corso con la commessa del museo, che gli ha dato da rifare questo progetto abbandonato. Questo è 3D Studio Max più Purei, compresa la vegetazione che è X-Frog, per cui è stato, vedendo solo questo one shot, come diciamo, no? Un solo progetto per trovare lavoro immediatamente, poi ha fatto altro. La Chiesa della Luce di Tadao ci serve per il discorso del nude look in architettura, quando non abbiamo niente, niente, niente. Questa è sempre scarpa con le altre viste. Ok, quindi siamo un po' esigenti con gli studenti, però non esagero se vi dico che è roba di 5 o 6 anni fa. Non è roba recente. Questa è la luce, è la Chiesa di Tadao, dove lo studente si concentra sulle inquadrature, sui riflessi dei materiali, sul cemento, sulla luce, cioè sull'essenza delle cose che deve andare a fare per fare un rendering fotografico. Però robetta di qualche anno fa, insomma, neanche lo utilizziamo più rispetto ad altre robette. Villa d'Orlonia è diventata un pochino più complessa, vi faccio capire come tutto quello che facciamo riassume anche a livello architettonico e non contraddice mai le cose che abbiamo detto.
Per cui nell'intorno andiamo a mettere dei box mappati fotograficamente a un convento. Quindi abbiamo chiesto a delle suore, non di clausura, fortunatamente, di fare delle foto degli edifici antistanti, le abbiamo mappate come intera facciata, come si fa nei videogame, senza andare a dettagliare, perché non ci serve da lontano, ma per essere sicuri che di fronte al nostro soggetto dettagliato abbiamo tutto quello che c'è intorno. E poi è per architetti, quindi, ok, una commistione di tecniche, guardate un po', tra l'altro questo ci siamo portati anche in Lumion, un progettino da 8 milioni di poligoni, nude look, quindi la rottura della simmetria qui non c'è ancora perfettamente, il fatto che un oggetto così complesso in realtà c'ha un sacco di simmetrie, per cui questa parte è uguale a questa, questo tettuccio è uguale a questo, ed è un architetto per Torlonia molto molto furbo dal punto di vista, parliamo di inizio Novecento, per cui utilizza pochi elementi simmetrici e li sistema in una maniera straordinaria. Guardate anche i conci qui intorno alla porta, prima rigidi, anche le inferriate. È una palestra, questa è la loro tesi finale, quando in gruppo si mettono in un mese 8-9 persone a fare un oggetto di questo genere. Questo 5-6 anni fa. Adesso, ultimamente, ma insomma parlo di un paio di anni fa, siamo passati alla Casina delle Civette, che sta nello stesso parco. Peraltro utilizziamo robe che possiamo andare a fotografare e vedere per far capire, per avere il modello davanti, va? Diciamo così, come chi fa scultura o pittura deve avere dei modelli, e quindi anche loro vanno lì, fanno dei rilievi, misurano tutto quanto, vanno a vedere addirittura i progetti sotto forma di microfilm dell'epoca. Questo era anche stato il museo delle vetrate, poi adesso è diventato un altro edificio. Questa è la parte retrostante, questa parte in avanti ha delle strade, una in salita e una in discesa, e poi dietro comincia il parco, in qualche modo, lo vedete fra poco. Guardate un po' il livello di modellazione, quando vado a vedere il nude look voglio vedere i bordi, voglio vedere lo smooth, queste sono le highlight. Guardate come l'oggetto assume volume anche su cose rigide, insomma architettoniche in qualche modo, rotture della simmetria, bevel, inset, eccetera eccetera, per non avere gli angoli retti, capitelli che vanno modellati secondo dettami di modellazione organica. È un rendering, quindi anche se ok, dovreste vedere le foto per vedere quanto è vicino, ma soprattutto anche con la vegetazione che aggiungono, ok, altre prove di rendering senza materiali. Questa è la parte retrostante. Ci sono anche queste sfingi che sono esattamente quelle che stanno a Piazza del Popolo, per cui se le sono fotografate anche da lì e le hanno utilizzate per replicarle nelle loro fattezze qui dentro. Qui c'è ancora molta texture ripetuta che elimineranno successivamente, quindi sono intermedi di lavorazione anche per lo studio della luce, però guardate che il bel volume, e guardate il volume di questi palazzi che sono mappati con una color e una bump a dei solidi, delle sagome, quindi bisogna fare del fake, delle cose false, ma saperlo fare in qualche modo. Quella è la foto dell'ampione, quella. Non la vedo? No, no, è il modello proprio. Questo è stato prima modellato perché è antistante rispetto a questo modello, quindi è il modello che si sono definiti dell'oggetto. La parte retrostante questo. Poi, se mi ricordo, vi faccio vedere anche la Casina delle Civette. È un enorme parco di Torlonia, la Casina delle Civette c'ha una peculiarità particolarmente. Quando la vedono gli americani pensano che sia la casina delle favole, tra l'altro è enorme ed è sede attuale del Museo delle Vetrate, ha tipo 20-30 stili di tetti, olandese, bassa Sassonia, francese, 5-6 tipi francesi eccetera, ed è una bellissima palestra per gli studenti di architettura ovviamente. Allora ce l'ho comunque sia da farvi vedere. Vogliamo alzare l'asticella? Siete stufi? Vogliamo arrivare proprio al top, 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 top? Quando ho detto che non distinguete dai motori di rendering, dalle fotografie, scusate? Ok. Fry Render e Arion, Maxwell, cioè dei motori che aggiungiamo un po' più lenti, però fisicamente perfetti, se il modello è perfetto. Rendering. Volumi. Caustiche, scarpe, con velluto, fuori campo, fuori fuoco, interni di bagni,
Tanto è lo stesso software per Scavolini. Ok. Con l'HDR. Illuminazione di un set chiuso in HDR. Diffrazione ottica funzionale dell'oggetto. Quindi voi disegnate un prisma, prendete un box, gli fate un buchino, mettete dentro una sorgente di luce, mettete tutto buio e aumentate la sorgente di luce. Parte un fascio, incontra il prisma, esce l'arcobaleno. Quindi è un motore di rendering fisico, otticamente perfetto. Se voi modellate in scala, la cosa bella è che se già avete i modelli Max, che avete renderizzato in Mentarray, che avete renderizzato in V-Ray, che avete messo in scala con delle texture, basta che cambiate il motore di rendering per arrivare a questi risultati. Quindi state attenti alla scala, ovviamente. Per cui è un discorso evolutivo o cumulativo, rendering. State vedendo solamente rendering. Alcuni anche datati. Studi di design. Accensione e spegnimento in tempo reale delle luci, della notte, del giorno, lungo le tavole. Volete vedere che tipo di dettaglio c'è qui dentro? Ok, questo è il tipo di dettaglio. Fate un calcolo solo e anche dopo che l'avete fatto siete liberi di accendere e spegnere delle luci come volete. Essendo illuminazione è anche il mio campo questo, quindi è una villa in Sardegna, ce ne sono anche in Algeria. Studio dei materiali otticamente complessi, con le bolle all'interno del vetro, la diffrazione ottica. Ok, gli elettrici. Cosa succede con la diffrazione ottica su un CD-ROM? Dettaglio, varie inquadrature. Ok. Resa cartooning, NPR, resa fotorealistica dello stesso motore di calcolo. Dal silenzio penso che la cosa vi colpisce, e non potevo farvi vedere questo senza le cose che vengono prima, perché questo è l'aggiunta finale, il dettaglio fisico comunque sia. Ok, la traslucenza dei materiali che diventano volumetrici, guardate un po' la giada, lo toccate quasi, questo materiale, guardate come si comporta con la luce, è totalmente 3D, compresa l'applicazione della texture con quell'effetto noiré che vedete sopra. Ok. Temperature e colori delle luci otticamente corrette. Cucchiaini alla rinfusa. Tessuti. Dove è la ruggine? Calcolo HDR in design. Accendimento e spegnimento delle luci. Calcolo in HDR in alta qualità. E tra l'altro impiega anche pochi minuti per fare robette di questa bellezza. L'HDRI. Ok. Questa è una villetta in Croazia, mi sembra, qualcosa del genere. Guardate la purezza, la bellezza del design con pochissimi elementi. Studi di design completamente 3D. Giorno, accensione dei segnapassi. Potete immaginare cosa succede. Max, no? Su quando un architetto vede questo tipo di simulazione. Ok, e la resa finale hanno anche un costo un pochino più alto, viene mandato un piano di taglio degli interni senza che questo influisca sulle finestre o sulla luce antistante prefabbricato. Quindi si possono mandare il fabbricato, scusate, piani di taglio non influenti in termini luminotecnici. Una villa in Sardegna trasformata in condominio. Questa è la villa in disuso e in decadimento. Altra foto. Poi ho il 3D. Questo è il 3D. Leggermente... Stava sempre su un'altra copertina. 3D Professional questo. Ok, guardate anche il mood, l'atmosfera. Sono tornato indietro per farvi vedere come pochissimi elementi. Guardate un po' di notte con i lampioni. Guardate un po' cosa succede con l'illuminazione. Tessuti, riviste, bordo piscina, diciamo così, vegetazione con tanto di aranci, ok,
in architettura e in design si possono fare cose terribili. Alziamo un po' l'asticella. Conoscete la grande... Vediamo un po'. Quanto possa essere divertente fare effetti speciali o 3D anche in campo architettonico, dove sembrerebbe rigido o d'altro. Questo è uno studio classico che tutti gli studenti di architettura e professionisti conoscono, anche perché è un'integrazione di Brighton in un ambiente naturale. Però con qualche plugin di Max è possibile dargli una interpretazione, diciamo, un tantino diversa. In realtà possiamo utilizzarlo anche nell'arte, e c'è un bellissimo esempio in un museo polacco, dove la sostituzione di un quadro classico per restauro è stato completamente rifatto in 3D. E questo è il risultato finale. ZBrush 3D Studio Max, quindi come vedete non è proprio un softwareino da niente, usato bene, fa roba di questo genere in un team di circa 40 persone in un mese di lavoro. È stato riprodotto questa pittura, che è enorme, e con degli occhialini 3D addirittura esplorabile. Quindi con l'aiuto degli storici anche ricostruire tutte le figure che stanno all'interno del dipinto, prima a livello grossolano e poi a livello sempre più dettagliato. Quindi c'è anche ZBrush insieme ovviamente a Max, e anche con San Photoshop riprendere tutte le texture da andare ad applicare anche nelle zone nascoste, visto che facciamo 3D. Ma immaginate cosa potremmo fare noi con il nostro patrimonio, perché questo tipo di cose... Questa è la copertina Bibbia computer grafica, ma ovviamente lo dovete vedere in questa forma. Un 3D che riprende il filmato ed entrate letteralmente nel dipinto. Quindi, per poco che ci hanno, mandano a restaurare un dipinto, tra l'altro neanche vecchissimo, e aggiungono in sostituzione della copia una rappresentazione 3D proprio per valorizzare cose di questo genere. E tra l'altro il visitatore con degli occhialini vede tutta questa roba ancora in maniera più volumetrica. Vedete che le figure sono state mappate, texturizzate secondo l'inserimento del dipinto, in alcuni casi anche ricreata la trama della pittura, e rispettati tutti i piani e le profondità. Quindi, come ben sapete, quando si disegna si prendono anche delle libertà prospettiche. In questo caso sono state anche aggiustate per renderlo realmente 3D in qualche modo. L'effetto che ne deriva è assolutamente unico. Quindi modellazione, nude look, ZBrush, inserimento delle luci, texture che mi do sul dipinto. Il mio riferimento è il dipinto finale, ma posso replicarlo come un oggetto di altro genere. Questa la inseriremo come copertina animata della versione iPad di quel numero. Quindi lì non si può far vedere sulla carta, si apre, ma qui puoi navigarci. Quindi non ci danno la versione in 3D, che è stata commissionata da un museo ed è anche costata un bel po' di soldini. Però in realtà, se mi capita di andare in Polonia in questo museo, c'è proprio una postazione che con gli occhialini si vede in 3D. Quindi nell'arte ovviamente queste tecniche possono essere applicate in maniera estesissima. Finisce la figura centrale di un colore, che è la parte centrale del quadro. Le
conto che alcuni storici del museo hanno partecipato addirittura alla ricostruzione plausibile degli abiti delle figure nascoste o semi-nascoste rispetto all'epoca. Per cui c'è un lavoro scientifico dietro, non da poco, non sono cose inventate ma cose applicate direttamente sul modello. Se andiamo a lunedì, visto che è anche sabato sera. Ok, allora buona serata, ci vedremo lunedì.